Motta, Pellegrini, in vacanza, Perego, assente, Quattrociocchi, Rossi, la registrazione, belli, Santorina, Senesi, Simi, Talebone, Tonaro, Tucci, Cuguccioni, Vigano, Presidente, la PDL è in vacanza? Sì, sono giustificati. Sono decaduti tutti. Presenti 21, la seduta è valida. Risposto a chi? Io devo rispondere a chi? Se rispondo a chi? Rispondo a chi? Buonasera a tutti. Non abbiamo sospesi di consigli a parlare. Prima di dare la parola al presidente Simi e al consigliere Anstei, ho alcune comunicazioni da fare. Volevo comunicare al Consiglio una informazione che mi è stata fornita relativamente, molti di voi conoscono i palazzi di Via Vincenzo da Seregno, molti di voi sanno anche che all'interno di questi palazzi operano da 20 anni alcune suore, sono le suore conosciute come suore poverelle, che hanno fatto, diciamo, devo dire in maniera molto laica, un enorme lavoro all'interno di quei palazzi, quindi applicando quella sussidiarietà di cui si parla spesso. E la referente, un po' quella che era il leader, tra virgolette, carismatico della comunità, che è Suor Ines, alcuni di voi la conoscono, purtroppo è vivissima e sta benissimo, ma visto l'età avanzata, come spesso accade, è stata, si è spostata in un luogo più tranquillo e quindi non garantirà più la sua presenza all'interno di questa, di questa struttura. Volevo comunicarlo perché molti di voi la conoscono e quindi hanno apprezzato il loro, hanno apprezzato il suo modo di operare e il loro, modo di operare. La seconda comunicazione invece è, volevo esprimere la mia solidarietà rispetto alla lettera di minaccia che, come sapete, ha ricevuto il nostro vice sindaco. Chiaramente non entro, nel merito, credo che sia anche così decorato, presidente, oggi sia brutto che persone che si dedicano alla cosa pubblica, a prescindere dai partiti in cui militano, ricevano lettere in cui si mette, si dice di voler mettere a repentaglio la vita di chi è impegnato sul territorio. Anche così è decorato. Ho detto a le persone che si occupano della cosa pubblica. Ha nominato il vice sindaco? Sì. Perché non nominate? Lei si dice sindaco, è contento, consigliere Abbiate. Grazie. Adesso si ritorna un attimo a una situazione pacata. Onorevole Consiglio, a distanza di 2 giorni dall'assurda morte, credo sia giusto ricordare con un minuto di silenzio e una riflessione comune Laura Prati, 48 anni, sindaco di Cardano al Campo. Laura, una donna forte, un'amministratrice determinata e sempre rispettosa di tutti, morta nello svolgimento di un servizio alla cittadinanza. Impossibile farsene una ragione. La politica è anche questo, e soprattutto questo, è un'azione meticolosa, svolta lontano dal fragore mass mediatico e a contatto costante con i problemi della quotidianità. E così a Laura, a suo marito, ai suoi due figli e alla sua città manifestiamo il nostro sgomento e il nostro dolore.
Insieme quindi ricordiamo Laura, che il suo impegno, il suo sorriso e i suoi occhi, che come hanno detto i suoi familiari, hanno parlato fino alla fine. Quindi prima di iniziare il nostro consiglio, facciamo un minuto di silenzio ricordando questa donna che è stata così, in maniera assurda, uccisa. Grazie, buonasera. Sono le comunicazioni di rito. Allora, la prima è una comunicazione di servizio. Come molti voi già sanno, ma lo ripeto qua per tutti, la linea 5 della metropolitana verrà chiusa per i prossimi due weekend, cioè il 27 e 28 luglio e il 3 e il 4 agosto non farà servizio. Ci sarà ovviamente il tram numero 31 che svolge perfettamente lo stesso servizio. Questo succede perché in realtà stanno predisponendo l'allacciamento dei binari della linea, diciamo, elettrica con il tratto in costruzione che ormai è già finito delle due stazioni che mancano, che sono quelle del Pinzolai e quella di Veribaldi. Non so perché aspetta. Quindi per fare questi lavori di allacciamento tecnici hanno bisogno di queste quattro giornate per poter, diciamo, elaborare, fare i loro interventi senza ovviamente né il transito del terreno, soprattutto togliendo corrente elettrica, perché è ovvio che i sistemi devono essere privi di corrente per poter operare sopra questi mancanti. Quindi questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione è che stamattina, come avevo già comunicato l'ultima volta, che era il 18 luglio, c'è stata la conferenza dei servizi sulla Bovisa Gasometri, conferenza dei servizi che riguarda esclusivamente le problematiche relative alla bonifica. Con questa conferenza dei servizi si è riaperto, diciamo, per il tavolo della caratterizzazione dell'area, che è un tavolo che si è aperto una decina di anni fa e che ha visto l'amministrazione comunale prima, la regione poi, fare una serie di accordi di programma che hanno portato poi a delle ipotesi di sviluppo dell'area sulla base di progetti che poi sono sfociati in nulla. Questa conferenza di servizi è stata abbastanza positiva, mi sembra di aver capito anche dalla relazione finale, in quanto ARPA, che è titolare del controllo delle procedure di bonifica, di fatto ha autorizzato un aggiornamento del piano di caratterizzazione sulla base comunque di tutta quella che è l'analisi già fatta negli ultimi anni, che ci dovrebbe permettere di arrivare in tempi brevi ed avere un quadro complessivo e definito di quello che sono le problematiche relativamente alla bonifica. In questo modo si riuscirà nei prossimi mesi a capire bene quali sono le problematiche più urgenti da affrontare, quali sono le aree più inquinate e così via. Un'altra questione molto importante che si è definito è che tutte queste indagini integrative verranno, diciamo così, valutate sulla base di una nuova votazione.
di una nuova valutazione delle varie campionature con degli aggiornamenti, per cui la questione è stata direi molto bene per quanto ci riguarda. Il consiglio di zona ha partecipato a questi servizi, è stato allegato, come richiesto, la documentazione relativa alla nostra delibera che abbiamo fatto nel 2011 sul tema dell'autodisa gasometri, così da individuare e mettere gli atti quello che è il pensiero di questo consiglio di zona. Mi sembra che il lavoro sia stato positivo, è ovvio che stiamo ancora a una fase preliminare, ovviamente. Quindi la cosa importante che è stata ribadita è che c'è l'azzeramento di tutti i progetti fin qui presentati, evidentemente questo ci dà questa opportunità di investire col territorio delle nuove prospettive, ovviamente, per l'area. Questo chiaramente ci darà la possibilità, una volta che abbiamo chiarito il quadro della situazione dei terreni e del loro inquinamento, anche una valutazione delle opportunità che abbiamo per riqualificare l'area con funzioni idonee al sito, perché non dimentichiamo che stiamo parlando di un sito industriale altamente inquinato. Quindi io direi che per ora il passaggio che è stato fatto è direi positivo. Io mi auguro che ARPA e l'amministrazione comunale, che è in mano alla totalità dell'operazione, porti a compimento nel più breve tempo possibile in modo che abbia la presentazione. Grazie. Ah, era scappato di dito. E adesso mi ha tolto. Grazie Presidente, buonasera. Io ho una mozione urgente relativamente al mostro di Villa Leitta, cioè quel muro costruito e risistemato in modo bieco all'interno della villa, perché già mostra segni di ammaloramento sia sulle strutture portanti che sull'intonaco solo alcuni mesi dopo la fine dei lavori. Quindi propongo la mozione urgente per chiedere al demanio di interessarsi immediatamente presso l'impresa che ha fatto la riqualificazione e a sistemare questi problemi. Poi ho un'interrogazione riguardo alla revoca della promozione di accordo di programma housing sociale tra il comune, la regione e i vigili del fuoco, in quanto in data 9 luglio la giunta provinciale ha deliberato di approvare la revoca della promozione dell'accordo di programma con il comune di Milano, la regione Lombardia, il corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'attuazione di un programma di interventi di housing sociale nel comune di Milano, quindi via Messina, via Litta Modignani, cioè il Paolo Pini e l'ex Pioppeto, e via Don Calabria, per mettere a bando la vendita delle aree interessate. Preso atto che durante la commissione provinciale pianificazione del territorio del 24 luglio 2013 l'assessore De Angelis affermava di non aver ricevuto al riguardo nessuna risposta dall'assessorato all'urbanistica di Milano, si chiede se corrisponde al vero che l'amministrazione di Milano non abbia risposto alla delibera della provincia e come intende procedere l'assessorato all'urbanistica al riguardo. Poi chiederei un minuto di silenzio per le vittime dell'incidente ferroviario in Galizia. L'avrei chiesto insieme al minuto di silenzio del sindaco, però la Presidente mi ha preceduto, quindi ne chiedo un altro. E magari varrebbe la pena, non so, votare per tenere aperto le finestre oppure tenere acceso il condizionatore, perché non possiamo fare tutte e due le cose. Grazie. Vicepresidente Alonso. Grazie Presidente.
Oggi ho partecipato a un incontro nel quale è stato presentato ai presidenti delle commissioni educazione delle zone il regolamento relativo alle commissioni mense e alla rappresentanza cittadina delle commissioni mense. Questo regolamento dovrebbe essere, molto probabilmente dovrebbe passare in giunta nella prima settimana di agosto, arriverà quindi a noi per la discussione e le osservazioni e avremo 50 giorni di tempo per poter fare le osservazioni relative a questo regolamento. Ripeto, commissioni mense e rappresentanza cittadina, commissioni mense. Di conseguenza non ho attualmente una bozza da fare circolare, ma appena mi giungerà la bozza da discutere ve la invierò a tutti i consigli. Grazie. Grazie, lo consolo perché il consigliere Esposito. Grazie, buonasera. Vi leggo una richiesta che è arrivata proprio oggi pomeriggio. Da parte di una cittadina ed è l'ennesima comunicazione, diciamo, questa più clamorosa, devo dire, sul problema che riguarda la periferia nord della Comisa e diciamo, il territorio sud di Afro e dalle parti di Via Cazioli. E la leggo e poi farò una segnalazione alle presidenze. Interessante. Vorrei approfittare di questo mezzo di comunicazione per sensibilizzare il dovere su una realtà che non si può, non si deve far finta di non vedere. Mi riferisco in special modo allo stato di profondo degrado imperante ormai da molto tempo nella nostra zona 9, in particolare nel perimetro che interessa di Pescarsettini, Cialdini, Grazioli e la zona che si proietta verso la Luisa. Invasione di zanzare, dove è finita la preventiva disinfestazione, l'avvistamento di pantegane dalle dimensioni di un gatto gettano, inutile dirlo, panico e costituiscono un pericolo reale concreto per l'incolumità della persona e dei bambini che ne sono esposti. Il suddetto avvistamento si è ripetuto più volte, specie nella zona prospiciente le nuove case costruite dalla cooperativa in guarda, forse anche per la presenza di edifici abbandonati ed avrebbe lasciato alla più assoluta incuria. Vorrei ricordare che tali orrendi animali sono portatori di malattie mortali come la leptospirosi e questo sarebbe opportuno e doveroso, e per questo sarebbe opportuno e doveroso che il presente messaggio, così come tanti altri presenti nei blog informatici, venissero debitamente portati alla conoscenza di chi è chiamato per funzione pubblica a fare quanto è dovuto e che finora ha omesso di fare. Poi continua sostanzialmente, ma il messaggio mi sembra questo. Non è una semplice rimedio di protesto, di lamentela, una sorta di doglianza che magari alcuni miei colleghi anche ricevono da parte dei cittadini, ma è un problema che mi sono mosso soltanto adesso a sollevare perché effettivamente esiste, in quanto da diverse settimane vengo sollecitato a sensibilizzare questa istituzione affinché si mobiliti tramite le presidenze competenti perché il comune intervenga, l'amministrazione intervenga a risolvere questa piaga. Quindi con questa lettura segnalo il problema alla presidenza e alle presidenze di competenza e mi auguro che ci sia insomma il tempo per agire repentinamente e risolvere la questione. Grazie. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente. Confermo quanto appena detto dal consigliere Esposito, la situazione la conosciamo abbastanza bene, anche in relazioni, come ha detto da lui, soprattutto anche nell'area dove c'è lo stabile abbandonato, ha fatto una segnalazione al consigliere Berni al netto fatto, ma credo che il problema non si sia risolto. Detto questo, voglio fare un paio di segnalazioni, qualche richiesta, un'interrogazione. La prima, che sicuramente avrete notato oggi quando c'è la tempo a fare la sopralluogo nelle ex docce pubbliche, ma siccome purtroppo siccome alcuni
presidente di Aguzzoni mi hanno chiesto a tutti i posti, dato anche se sapevo che poi c'era tutta la commissione, segnalo al presidente del Consiglio di Zona che lo stadio e il giardino facente parte della proprietà dell'ex socio pubblico non viene mantenuto appunto di non garantire le basilari la vigente. Diversi residenti di stadi di evoluzione lamentano oltre a Castiglio d'Oro una forte colonia di arti, ma credo che la via te. Passano tre. Poi stabile, questo è un altro stabile occupato, si segnala per il del Consiglio della Nord che lo stabile di proprietà privata, sito in via Martichelli, unica proprietà sul lato civico pari, risulta occupato abusivamente. Gli abitanti degli stati di Nimito attivamente sono musicati e schiamati fino a notte non falla. È abbronzato. Chiamati Chiedi. Poi, questa è una richiesta, posizionamento di scivoli per diversamente abili in via Dell'Ere e via Pastro. Si richiede al presidente del Consiglio di Zona 9 di provvedere tramite gli uffici competenti a far mettere a norma di legge gli attraversamenti pedonali in seguito riportati via Alessandro Stesani, attraversamento via Carlo Bellerio, via Pellegrino Rossi, angolo via Luigi Pastro. Poi, questa è un'altra richiesta, la transenna posteggio via Padre Leccaro, si richiede al presidente del Consiglio di Zona di provvedere tramite gli uffici competenti a far posizionare all'ingresso dell'area in oggetto una sbarra d'altezza 21,90 per migliore accesso ai mezzi commerciali. Entrano diversi furgoni che sembrano comunque pochi, gli stalli per la sosta, molti residenti non sanno più dove parcheggiare l'auto e quindi chiedono se fosse possibile limitare l'accesso alle sole autovetture. L'interrogazione invece riguarda l'area verde via Padre Leccaro e l'area limitrofa. Si segnala innanzitutto che presente il 2019 che l'area in oggetto non è ancora collaudata e pertanto non fruibile, viene utilizzata anche per scopi non inerenti alla sua finalità, poiché non correttamente recintata. Inoltre si chiede al presidente del Consiglio di Zona 9 e al presidente della Commissione Territoriale del Consiglio di Zona 9 quali siano i prossimi sviluppi relativi all'area limitrofa ancora di cantiere a quella in oggetto, ovvero quella compresa tra le vie Padre Leccaro e via dell'Innovazione. Finito. Grazie. Grazie, dottor Pinano. Sì, grazie. Bene, sembra che questa sera i topi la facciano da padrone perché anch'io faccio una segnalazione. Presenza di grossi topi, giardini incrocio carnevali Guicciardi, quartiere Verno. Ricevono numerose segnalazioni da parte di cittadini circa quanto in oggetto. I topi scorazzano sia di sera che durante il giorno in via Guicciardi. Situazione quindi pericolosa anche in considerazione del fatto che in via Guicciardi sono presenti un asilo nido, una scuola materna e una scuola elementare. Il numero di topi sta negli ultimi giorni aumentando in modo preoccupante. Chiedo quindi che le autorità preposte e competenti intervengano al più presto, in considerazione anche del caldo di questi giorni, che rende la situazione estremamente pericolosa anche dal punto di vista igienico. Grazie. Grazie, consigliere Codegoni. Sì. Volevo dire, presidente, i vigili urbani, proprio in questi giorni qua, hanno fatto un bellissimo volantino pieghevole che è per prevenire il discorso di chi ruba e chi scappa, eccetera. Questo volantino qui è in un ufficio stampa del comune, è stato esposto. È molto interessante perché gli anziani vedono diversi dettagli che possono succedere stando in casa. Grazie. Grazie consigliere Codegoni, non ci sono più consiglieri iscritti, no? Non sono più consiglieri iscritti, passiamo alla nomina degli sfruttatori, consigliere Arriati. Dopo gruppo Viga no? Consigliere Mizzano. Prima di procedere con la discussione del primo punto iscritto all'ordine del giorno, facciamo un minuto di silenzio, così come è chiesto dal consigliere Agnusdei.
Presidente Tucci. Grazie, buonasera. Annuncio subito che chiedo anche l'immediata eseguibilità perché non è stato riportato nella deriva mentre nella relazione era prevista. Onorevole Consiglio, ma intanto prima volevo ringraziare tutti i consiglieri che hanno contribuito alle due commissioni che abbiamo trattato sulla Verde Estate, perché è stato comunque un lavoro comunque difficile per le risorse economiche, per i tempi stretti e quindi anche rispetto alla quadratura del cerchio per quello che riguarda la messa in atto di questo evento che in questa zona ormai va avanti dal 2007 e credo che sia importante continuare su questa strada, ovviamente migliorando alcune questioni che sono importanti e che devono trovare una soluzione perché si possa fare una cosa ben fatta più di quella che con i nostri sforzi riusciamo a fare e sono appunto le risorse economiche, quindi il bilancio che venga assegnato tempestivamente, che l'amministrazione aiuti più di quello che ha fatto fino adesso, quindi anche dal punto di vista non solo economico ma anche dal punto di vista diciamo tra virgolette dei percorsi preferenziali rispetto alla richiesta di permessi e quant'altro. E quindi credo che il lavoro svolto è un lavoro molto positivo proprio per le difficoltà che abbiamo incontrato e che non dipendono di certo da questo consiglio di zona. Per cui volevo ringraziare tutti i consiglieri e i capigruppo che poi hanno permesso anche dallo svolgimento della commissione il venerdì 19 luglio. Onorevole Consiglio, la commissione sport e tempo libero riunitasi mercoledì 17 e venerdì 19 luglio 2013 ha analizzato le richieste pervenute per la realizzazione dell'iniziativa denominata Verde Estate in zona 9. La manifestazione si svolgerà dal 28 agosto al 19 settembre 2013. La manifestazione si svolgerà dal 28 agosto al 19 settembre 2013 per due giorni alla settimana, mercoledì e giovedì, tranne che per l'associazione Circonvalle che realizzerà l'evento di venerdì nelle seguenti location della zona: Villa Vita, Cassinan, Piazza Minniti, Piazza Kaiserman, Piazza Schiavone, Parco di Via Baldinucci e Piazzale Manciacchini. Le serate saranno caratterizzate da spettacoli musicali e teatrali per giovani e non giovani, operette, jazz, blues, tributi ai Nomadi, a Gaber e agli Annacci. Il budget a disposizione per la realizzazione di questa manifestazione ammonta a euro 15.000 e le associazioni che hanno aderito sono 8, come la tabella sotto riportata che comprende data, luogo e costo dei costi degli eventi. Le associazioni terranno uno spettacolo ciascuno ed inoltre dovranno provvedere ad acquisire tutti i permessi necessari per lo svolgimento della serata, compreso quelli relativi alla SEAE. La manifestazione Verde Estate in zona 9 verrà sostenuta dai fondi MAP per la più ampia pubblicizzazione dell'evento, si chiede l'utilizzo della circa stamperia. Infine si chiede al settore zona 9 di dare massima divulgazione a tali iniziative attraverso tutti i canali a disposizione della zona 9, sito internet, associazioni, cittadini, scuole, CAM, CAG, eccetera. Come potete vedere dall'allegato sotto riportato nella relazione, vi cito solo le associazioni, sono Milano Cultura, Teatro della Memoria, Nadi, Sing Song, Rosaldo Muratori, Culturale Circonvalla Film, Minima Teatralia,
in collaborazione con la Cigera e la Banda d'Affari. La Commissione Sport e Tempo Libero chiede a codesto Consiglio di approvare la relazione così come è la stessa, quale parte integrante della delibera. Voglio anche ringraziare, prima di aprire la discussione, gli uffici per il loro apporto che hanno dato in queste settimane e che continueranno a dare anche da domani, nel momento in cui dovesse venire approvata la delibera. Grazie. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione l'emendamento sulla immediata esecutività. Inserire l'immediata esecutività all'interno della proposta di delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, tutti 0, approvato. Mettiamo in votazione la delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, tutti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività. Consigliere Pere, capogruppo Pere. Sì, grazie. Tendenzialmente non votiamo l'immediata esecutività, ma vedendo che questa serie di numeri sono piuttosto risicati, iniziative importanti, derogheremo sperando che sappiate gestirvi da soli prossimamente. Grazie. Grazie dal gruppo Perigo. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività. Chiudiamo la votazione. Presenti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto successivo. Progetto ZAC, presentato all'Associazione Castac, la parola al vicepresidente della Commissione Commercio e Attività Produttive, Faregna. Grazie Presidente. Allora, leggo la relazione. Onorevole Consiglio, la Commissione Commercio e Attività Produttive del Consiglio di Trenova, riunito il 18 luglio 2013, ha analizzato e discusso la proposta formulata dall'Associazione Castati, capofila del progetto Microrete Gas in zona 9, per l'iniziativa denominata ZAR 3, terza edizione del mercato contadino in zona 9, che si svolgerà a Milano il 28 settembre 2013. I proponenti hanno relazionato e presentato la giornata che si sarà sulla valorizzazione del lavoro volontario, molto dei gas di zona 9, in collaborazione con altre realtà associative che presenteranno e realizzeranno laboratori ludici per bambini, intrattenimento musicale, degustazione di cibi e bevande biologiche e presentazione di progetti. La locazione sarà in via di Ligno presso il Parco Nord di Grosso Avenito e Spassi, a Bergamo, per tutta la giornata. I proponenti hanno risposto ai numerosi quesiti posti dai consiglieri, chiarendo che i gruppi di acquisto solidali sono formati da persone che decidono di incontrarsi per riflettere sui consumi alimentari, acquistarli in modo collettivo, essendo relazioni dirette con i produttori, in una logica di risparmio economico e di una migliore qualità del prodotto. La stagionalità, ideologico e la vicinanza del produttore per una lotta reale di all'inquinamento, chilometri zero, sono principi che caratterizzano queste nuove forme di aggregazione di cittadini. Gli organizzatori hanno ribadito la necessità di poter usufruire di uno spazio per stoccaggio di alimenti e per riunioni organizzative che parteciperanno al bando sugli spazi di via di Ligno in Genova. La Commissione maggioranza approva il progetto Evento ZAC 3, terza edizione del mercato canadino in zona 9, al Parco Rossa Verino Bassi, con le seguenti azioni.
finanziamento attraverso l'utilizzo dei fondi MAP di euro 1.200 a sostegno delle numerose attività ludiche, musicali e di animazione durante la giornata. Utilizzo della civica stamperia per la pubblicità in concertazione con gli uffici del Consiglio di zona per la quantificazione dei numeri di volantini possibilmente stampati. Utilizzo del fondo COSA di zona 9 a scopo totale per il sostegno dell'iniziativa. Grazie. Consigliere Bianchi. Grazie Presidente, ancora rapidissimo. No, volevo sapere se avete quantificato indicativamente l'accordo, visto che comunque gli viene fornito 1.200 euro per le iniziative, per capire quanto poi in realtà gli andiamo a finanziare questa manifestazione. Se avete provato a fare due conti di quantificarlo. Grazie. Non ci sono altri interventi? Vicepresidente Parini. Proteggio non abbiamo fatto con una cosa che compete gli uffici, però non c'è stato inserito nessuna cifra. Comunque è un fondo che è in gestione del però il Proteggio non sarà anche come quello degli anni scorsi, adesso non lo so. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presidenti 22, favorevoli 22, contrari 0, assenti 0, approvati. Passiamo al punto successivo, punto numero 3, esame delle richieste di patrocinio per il progetto Social Cycling Station, proposta dall'associazione Lagusa Onlus in collaborazione con il territorio. La parola al vicepresidente della commissione ambiente, Migano. Ricordo che se deve essere fatto il bilancio di disabilità dovete presentare Allora, vi leggo la relazione. La Commissione Ambiente e Commercio e Attività Produttive, riunitasi in data congiunta il 18 luglio 2013, hanno preso in esame il progetto denominato Social Cycling Station, proposto dalla cooperativa sociale Lambrusa Onlus, in collaborazione con l'Università di Cocca, e come da richiesta hanno deciso a maggioranza di esprimere il parere favorevole alla concessione di patrocinio gratuito dell'iniziativa. Il progetto si configura nella realizzazione di un punto di assistenza ai ciclisti, deposito custodito e punto di riparazione, gestiti dalla cooperativa proponente, atto all'avviamento al lavoro di persone socialmente svantaggiate tramite il rapporto e l'affiancamento di personale educatore. In particolare si intenderebbe promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di ragazzi diversamente abili e di ragazzi del carcere di Beccaria, coinvolgendo anche studenti dell'Ateneo e residenti del quartiere di Cocca attraverso lo svolgimento di attività ricreative ed educative rivolte alla mobilità sostenibile. I membri delle due commissioni a maggioranza hanno accolto positivamente la proposta di installazione del chiosco con funzioni di ciclostazione e ciclo-officina nei pressi della stazione ferroviaria di Greco Pirelli ed hanno infine chiesto di integrare località e attività nel prossimo bando di assegnazione di nuove concessioni per il commercio su area pubblica di tipo extramercatale relativo alla zona 9. Grazie vicepresidente Viganò, se non ci sono interventi, vicepresidente Loconso. Presento l'emendamento per chiedere l'immediata esecutività. Non ho capito perché deve essere immediatamente eseguito. Per caso. Non è una cosa immediatamente eseguita.
commesso l'errore, ho guardato male la delibera. Anche perché non c'è una delibera. Mettiamo in votazione. Che cosa? La delibera? La votazione della delibera. Stiamo votando la delibera. Delibera, mi prego. La votazione, presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto successivo. Approvazione dell'iniziativa proposta da Lucio Cagnani relativa a Gavi Voce, e l'iniziativa proposta dall'associazione di Bocciardi relativa a un laboratorio di arti marziali. La parola al presidente della commissione sport. Grazie. Onorevole Consiglio, la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi in data 17 luglio 2013, ha esaminato le iniziative delle associazioni sotto riportate, approvando a maggioranza quanto proposto dalla Presidenza. La Commissione Sport e Tempo Libero ritiene fondamentale la presenza delle associazioni nella nostra zona, in quanto svolgono un ruolo aggregativo. Per questo si intende sostenere attraverso fondi MAP le seguenti iniziative. Perciò che la Candiani, che organizza una gara a coppie per un totale di 128 coppie di categorie A, B, C e D. La gara avrà inizio, ovviamente gara di voce, la gara avrà inizio il 9 settembre 2013 e si concluderà con le premiazioni il 5 ottobre 2013. Si propone un sostegno economico pari a 800 euro attraverso i fondi MAP. L'amico Charlie, per l'importanza che la pratica sportiva ha soprattutto a partire dalle fasce giovanili, l'amico Charlie, anche per quest'anno promuove un laboratorio di arti marziali che si svolgerà nella palestra all'interno dell'associazione. Lo scopo di questa iniziativa è quello di far vivere sì lo sport come momento di divertimento e benessere, ma anche un momento di aggregazione, integrazione e convivenza sociale all'interno delle relazioni tra ragazzi. Il laboratorio avrà inizio giovedì 5 settembre 2013 e si concluderà nel mese di dicembre 2013. Si propone un sostegno economico pari a euro 800 attraverso le fondi MAP. Infine, si chiede al settore zona 9 di dare massima divulgazione a tali iniziative attraverso tutti i canali a disposizione: sito internet, associazioni, cittadini, scuole, CAM, CARIC, eccetera, e di concedere l'utilizzo della civica stamperia. Anche su questa chiedo, con l'emendamento già presentato, la immediata eseguibilità. Voglio pertanto potesse onorevole consiglio approvare l'iniziativa presentata. Grazie. Grazie. Mettiamo in votazione l'emendamento per l'immediata eseguibilità. Stiamo votando l'immediata eseguibilità, scusate, stiamo votando l'emendamento che chiede l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 17, favorevoli 17, contrari 0, assenti 0, approvato. Allora io chiedo scusa se faccio la domanda perché ero arrivato 5-10 minuti più tardi in commissione e sulla bocciofila Candiani, quindi non ero presente, quindi non ho avuto modo di chiedere in quell'occasione, quindi approfitto ora. La bocciofila Candiani si è presentata altre volte, adesso non vorrei fare la stessa opposizione fatta nelle volte precedenti. Generalmente, nelle volte precedenti, si trattava di un premio in denari, diciamo in soldi, ai partecipanti, a chi vince i tornei. Per cui l'osservazione è sempre la stessa: nel momento in cui un torneo di bocce, nonostante sia un evento sociale, tutto quello che vogliamo, però di mezzo c'è la premiazione in denaro, insomma, l'avevamo espresso all'epoca e ovviamente le ho ancora, e abbiamo ancora le nostre perplessità in merito. Grazie. Capogruppo
coordinerò. Sì, io non voglio sostituirmi al Presidente Tucci che darà una risposta a questa domanda che è stata proprio la terza, però voglio ricordare, come ho ricordato anche l'anno scorso, sempre sulla Bocioffi da Candiani, che da sempre le società Bocioffi danno premi in denaro a chi vince le gare. Non sono premi, non sono centinaia di migliaia di euro, sono praticamente soldi che servono nella maggior parte dei casi a coprire le spese dei giocatori che spesso vengono dalla provincia o addirittura dalla regione. In questo caso, in una gara di questo tipo, dove ci sono decine di coppie che vengono un po' da tutta la Lombardia, io credo che non ci sia nulla di scandaloso che vengano erogati questi premi, che ripeto non sono migliaia di euro, sono poche decine di euro. Grazie. Capogruppo Perro. Sì, no, grazie. Non ero in commissione e non ero a conoscenza di quanto è soprattutto in consiglio. È vero che ci sono dei premi, se può evidentemente quantificare, quanti sono stati legali a quantificare quanti sono i premi che vengono dati in denaro a chi partecipa, chi vince, non so, ci saranno le gratuite, team 2, team 3, team 4, quanti sono queste risorse che vengono spese dalla Bocioffi per verificare se sia giusto o meno dare un sostegno economico da parte nostra se i premi sono eccessivi rispetto a quello che potrebbe essere anche il nostro finanziamento. Potrebbero essere coperti in parte dalla riduzione dei premi in questo momento di ristrettezze economiche. Presidente Pucci. No, è vero, in questo momento di ristrettezza economica la Commissione, anche nei momenti meno grigi di questi, ha sempre ridotto il contributo alle Bocioffi, o almeno al 99,99% le richieste sono sempre state ridotte. Dopodiché, detto ciò, per quanto riguarda i premi, ovviamente noi, io, ma noi come consiglieri non siamo al corrente di quello che è la somma, perché è una roba che decidono loro, perché c'è un'iscrizione che viene pagata e sulla base di quello poi, come è già stato detto nelle altre commissioni sport negli anni precedenti in merito alla questione. Dopodiché e quella è una cosa, per cui io credo che bisognerebbe anche capire che non esiste solo quella forma di premio. Tra l'altro ci sono delle cose tecniche che io non gioco a voce, non so neanche come definire, ma al di là di questo loro devono acquistare non solo altri premi, e ad esempio le medaglie obbligatoriamente devono essere in oro, non possono essere medaglie fatte di toro, non per capirci, ma devono essere tutte fatte in oro e devono avere tutte una grammatura, diciamo i vestiti, no? Quindi voglio dire, e poi ci sono le pompe, c'è tutta una serie di cose, ci sono i fiori per le donne che partecipano alle gare, cioè, voglio dire, e poi c'è tutta l'organizzazione che comprende anche la stampa dei manifesti e quant'altro, dove noi non riusciamo a coprire con i nostri finanziamenti. Quindi credo che, siccome ha ragione il consigliere La Terza, l'anno scorso si è fatta una lunga discussione, capogruppo Antonio La Terza, se mi sono fatto richiamare sottovoce, mi scusi, la ringrazio per avermi ricordato. Comunque, l'anno scorso c'è stata una discussione in commissione in merito a questa partita lì, e credo che anche le associazioni, perché c'era, l'anno scorso abbiamo discusso sulla Bocioffi a Sesse Coppi, prima ancora della Bocioffi la prendiamo, ed era venuto fuori lo stesso problema. E alla fine la cosa era stata chiarita e risolta. Poi ovviamente io sono d'accordo che ognuno possa restare i dubbi e quindi di conseguenza mantenerseli e farsene una ragione. Dopodiché io credo che
non ci sia nessun problema da questo punto di vista. Per cui condivido anche quello che è stato detto prima dalla capogruppo Viganò, anche perché quei premi che vengono dati credo che non arrivino a centinaia di euro, però siccome non gioco mai a bocce non so esattamente, ma servono per coprire la benzina o altro, perché molti di questi giocatori arrivano anche da fuori Milano, dai comuni della regione, quindi è, diciamo, una quota di rimborso che viene chiamato come premio, ma è un rimborso ai giocatori. Grazie. Capogruppo Perego. Allora, in base a quanto emerso da questo breve dibattito, chiediamo la votazione per parti separate dei punti presenti nella delibera, in quanto riteniamo non soddisfacenti le risposte, non essendoci una quantificazione delle spese precise che viene a fare questa associazione, la bocciofila, sia per i premi che addirittura adesso sembra per le medaglie addirittura per forza in oro, perché sennò non si possa fare il premio, sono delle risorse che potrebbero essere differentemente destinate magari liberarci noi dal sostegno e dal costo, chiediamo la votazione per parti separate dell'iniziativa, anche perché non mi sembra che quando ci sono iniziative di calcio rimborsiamo alle società la benzina che spendono per venire da altre parti, non mi sembra che rimanga molto. Anche qui fanno pagare l'iscrizione, fanno pagare altre cose, ci sono gli altri recuperi di risorse, non ci sembra comunque. Chiediamo la votazione per parti separate. Capogruppo La Terza. Sì, grazie Presidente. Allora, noi come Movimento 5 Stelle, anche dopo le spiegazioni del capogruppo Viganò e del Presidente Tucci, siamo dell'idea che finanziare l'attività, diciamo, questa iniziativa non dovrebbe essere finanziata, quella della bocciofila, anche perché poi è un po' strano questo rimborso spese, è comunque un rimborso spese in denaro, però soltanto chi vince ha il rimborso, gli altri possono andare, cioè mi sembra sicuramente la bocciofila aiuta la socialità delle persone, però perché mettere per forza di mezzo il denaro? Se è una cosa imprescindibile il premio in denaro, è un'attività che dal punto di vista sociale noi non dobbiamo favorire, perché non è tanto lontano dalle slot machine. Il premio in denaro, il concetto di premio in denaro, uno può fare un torneo ma non vincere nulla, avere soltanto la medaglia ed è un conto, altro è il premio in denaro. Sono attività che noi come Consiglio di Zona non dovremmo assolutamente favorire, quindi dovremmo invitare la bocciofila Candiani a cambiare il torneo e a non mettere il premio in denaro. Grazie. Presidente Tucci. No, basta così. L'abbiamo sempre fatto così. No, ma non ci sono più soldi, Sandro, non si possono regalare soldi più oltre. Sandro, non è che si possono regalare soldi che quello che è una narrazione più che altro a sentire lui. Io proporrei di portare tutti i giocatori dei tornei di bocce da una psicologa, perché sennò si fanno prendere dalla ludopatia, sì. Perché è assurdo e inaccettabile paragonare il gioco delle bocce, un torneo di bocce, a quello che sono le slot machine. Al di là di quello che lei voglia intendere con il paragone, premio o non premio. Chiaro? Perché è un'offesa anche ai ragazzi giovani che si affacciano al gioco delle bocce, agli anziani che frequentano e fanno vivere le bocciofile. E siccome non è da oggi che funziona in questa maniera, ma è secoli, credo che non sia mai stato fatto nulla di illegale e credo che alle bocciofile, non tanto a me, perché a me la cosa mi pesa fino a un certo punto di quello che lei ha detto prima rispetto alla ludopatia, slot machine, dovrebbe chiedere scusa a tutte le associazioni di bocce che esistono nella città di Milano e nel paese, perché lei li ha paragonati in un modo scorretto, perché non sono a quei livelli.
lì nessuno si va a rovinare con lo stipendio, o rovina la famiglia, si vende la casa per fare un torneo di bocce. Altra cosa è la ludopatia. Allora si abbia anche rispetto in merito alle associazioni che operano nel sociale, che fanno vivere gli spazi, perché la Bocciatura Gardiani è all'interno di uno spazio comunale e credo che non che meritino tutte le associazioni, tutte, nessuno escluso, rispetto e non offese di questo tipo. Poi si può anche non essere d'accordo e posso condividere con lei il fatto di non essere d'accordo se finanziare o meno questa iniziativa, però almeno teniamo distinte quelle che sono veramente i luoghi che rovinano i rapporti sociali all'interno delle famiglie e tra le persone, con quelle che invece fanno di queste attività onore alla socializzazione. Dopodiché rispondo al consigliere del capogruppo Perego che il fatto di dover predisporre le medaglie in oro non è una cosa che vuole la Bocciofila Candiani, perché la Bocciofila Candiani se ha deciso di dare delle medaglie in oro, ma tutte le bocciofile, tutti i tornei di bocce devono premiare con medaglie in oro, oro, non la fotocopia, no? No, non se ne fa. Allora, vorrei però ricordare una cosa, che se ne facciano carico. Allora, per favore, vogliamo prendere e analizzare tutte le iniziative una per uno, cosa si devono far carico? Cioè cerchiamo di essere un po', cerchiamo di stare con i piedi per terra. Ci sono delle cose che non dipendono da noi, perché se dipendesse da noi, nel senso che la Bocciofila dice io quest'anno voglio dare l'oro come medaglia, allora per tutti io potrei essere d'accordo con lei, ma siccome sono dei vincoli che non dipendono dalla Bocciofila ma dei regolamenti che non fa la Bocciofila, io credo che non sia giusto dire ci pensino loro a questa forma di premio. Però se ne fanno carico loro comunque. Ma non se ne fa, cioè se noi contribuiamo, contribuiamo a tutta la manifestazione, punto. Poi io sono per andare in votazione su tutti gli interventi, perché credo che sia tempo perso di studiare di questa cosa già discussa, chiarita in ogni seduta di consiglio, tutte le volte che c'è una delibera sulle bocciofile. Oggi la Candiani, domani la Serse Coppi, dopodomani la GDR e dopodomani chissà quale altra bocciofila. Tutte le volte che c'è la commissione si discute, giustamente, si fanno le domande giustamente, si hanno le risposte giustamente, si va in votazione, però non è che poi tutti gli anni torniamo alla. Grazie. Capogruppo Matteas. Grazie, quindi chiedo scuse, avete unificato a tutte le bocciofile del mondo, a tutte le ludopatie che esistono, però io non sto dicendo che il gioco delle bocce sia un gioco non sano, non diventa un'iniziativa lodevole dal punto di vista sociale e finanziabile dal Consiglio di zona nel momento in cui prevede premi in denaro. Un conto è se le medaglie devono essere per forza loro, perfetto, i partecipanti aiutano ad integrare le quote per raggiungere la somma necessaria a comprare le medaglie loro, mi sta bene, ma che il premio debba essere in denaro è una cosa che magari personalmente è una mia ignoranza, ammetto anche una mia eventuale ignoranza, però non posso giustificarlo col fatto che si è sempre fatto così, anche come sussurrava, diciamo, il rispettabile consigliere Codegoni. Si è sempre fatto così, però io continuo a non vederla una via giusta, che ripeto, la Bocciofila Candiani faccia il torneo di bocce, ma che non preveda premi in denaro. Dopodiché non ho nulla da aggiungere, vedo che comunque non, neanche presentando un emendamento le cose cambieranno, io spero che quando si presenteranno di nuovo in commissione ne riparleremo ancora, magari mi convincete che è giusto così, però io nel senso al momento non vedo via d'uscita per il fatto che si sia fatto, per il fatto che
è una bocciofila, non sto criminalizzando, quindi mi dispiace che poi uno voglia ovviamente strumentalizzare a proprio vantaggio il fatto che io non voglio che si giochi o che sono dei ludopatici, assolutamente. Io voglio che si giochi a voce, ma non voglio che, non vorrei, non concepisco che il Consiglio di zona vada a finanziare attività che prevedono premi denaro. Tutto qui. Spero di aver chiarito. Consigliere Codegoni. Io voglio dire, ti ho detto prima, qui sono anni, non l'anno scorso, sono anni e anni che noi si fanno questi tornei di bocce in questa maniera, così. E non so come mai andiamo quest'anno e dobbiamo trovare la presenza. E non ci sono più soldi, però qualcosa, non so se non c'è, non ci sono più soldi, e però magari per altre cose, non lo so. E l'anno scorso l'abbiamo fatto. L'anno scorso era l'anno scorso, quest'anno. E l'anno scorso che quelli che adesso non sono d'accordo, l'anno scorso erano d'accordo. Grazie. Presidente Cucci. L'anno scorso. Intanto ringrazio il capogruppo La Terza per la correzione che ha fatto rispetto al primo intervento. E credo che nella correzione rispetto alla ludopatia e altro abbia corretto il tiro in maniera più accettabile dal punto di vista della discussione della condivisione o meno. Però vorrei ricordare che nella richiesta che noi abbiamo analizzato sempre, anche quest'anno, noi ragioniamo su quella che è la proposta che ci viene protocollata e presentata in commissione. Non è che noi ragioniamo su quello che uno domani potrebbe fare o che ci sta dietro la richiesta. Allora, la richiesta dice gara individuale 128 partecipanti A, B, C, D con inizio e finale. Le finali alle ore 14, la richiesta di contributo di euro 1400, noi andiamo 800, per cui siamo alla metà circa, a copertura parziale delle spese per la gestione e l'organizzazione della manifestazione. La nostra associazione dichiara che nessun altro onere di altra natura verrà posto a carico del Comune di Milano, settore sport e cultura. Ringraziandovi fin d'ora per la vostra partecipazione e convocazione, porgiamo i nostri più distinti saluti. Noi, quando ci convochiamo in commissione, ragioniamo su quello che è la richiesta, su quello che è la gara sociale, di aggregazione, di coinvolgimento anche del pubblico stesso. Cioè noi ragioniamo su quello. Cioè noi non possiamo fare dei processi alle intenzioni che uno, perché l'ha fatto una volta, lo farà ancora. Cioè voglio dire, se ci fosse scritto nella relazione, cioè nella relazione, scusatemi, ci fosse scritto nella richiesta protocollata, allora potremmo aprire tutti i ragionamenti e tutte le discussioni di questo mondo. Ma siccome così non è, io credo che il nostro lavoro deve essere su quello che abbiamo scritto nero su bianco, perché sennò su tutte le iniziative dovremmo sempre fare i retropensieri di chi presenta, di chi cosa vuol fare, di che cosa avrebbe in mente, di che cosa ci nasconde, di che... Punto. Questo è il ragionamento per il quale io ho portato la richiesta in commissione. L'abbiamo discusso, ho fatto la proposta come presidenza, punto. Questo è il ragionamento. Dopodiché, io non posso dire quella intenzione di fare questo piuttosto che quell'altro. Sarebbe come avere una sfera di cristallo e sapere già cosa accade domani mattina, cosa che non è nelle mie facoltà. Grazie. Grazie, capogruppo La Terza. Sì, io ringrazio il Presidente Tucci per la risposta, però è ovvio che adesso lo sappiamo, facciamo così, no? Lo sapevamo già da un anno a questa parte, però adesso sappiamo che i tornei di bocce possono funzionare in questo modo, per cui ci prendiamo un impegno, io da primo, da mettere al primo punto la prossima volta che c'è una discussione sulle bocciofile. C'è da specificare che diciamo da chiederlo esplicitamente, perché in commissione alle prossime iniziative personalmente lo chiederò,
perché se ci sono dei premi in denari è ovvio che io, diciamo, avvalerò sempre questa posizione, per cui nel senso non possiamo dire facciamo finta di nulla come se non lo sapessimo, cioè noi anzi dovremmo sapere tutto delle iniziative, però almeno per quello che sappiamo non chiudiamoci gli occhi, non facciamo le scimmiette, non vedono, non parlano, non sentono. Presidente Pucci. 3 secondi, solo per dire che in commissione ogni consigliere è libero e ha il diritto di chiedere qualsiasi cosa, gli verranno date le risposte, sarà soddisfatto, meno soddisfatto, se ne farà una ragione, ce ne faremo tutti una ragione rispetto alle cose, dopodiché io credo che nessuno vuol mettere la testa sotto la sabbia. Ripeto, in commissione dagli anni che sono è venuto fuori solo l'anno scorso. E quindi vuol dire che magari, non lo so io perché non sono tra gli organizzatori, magari è stato fatto solo l'anno scorso e quindi stiamo parlando di aria fritta. Per cui rimando sempre dell'avviso che noi dobbiamo ragionare su quello che ci sta facendo. Grazie e se non ci sono altri interventi andrei in votazione. Mettiamo in votazione. Parli separate, Presidente. Presidente, che cosa mettiamo in votazione? Abbiamo votato per parti separate, giusto? Non c'è nessun emendamento, quindi mettiamo in votazione la cosa? Parte relativa alla bocciofila che andiamo. Stiamo votando l'iniziativa relativa alla bocciofila Candiani, chiudiamo la votazione. Presente 21, favorevole 18, contrari 2, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'iniziativa dell'amico Charlie. In particolare
Per quanto riguarda i tempi, beh, insomma, è difficile fare delle richieste su un accorciamento dei tempi se non si è in grado di dimostrare che i tempi preventivati siano esageratamente dilatati. Un approccio serio, a nostro giudizio, richiederebbe quantomeno una prova se si vuole convincere. Come anche Cina ha fatto una questione la metropolitana in un anno. Consigliere, poi per quanto riguarda altri aspetti, riteniamo ci sono delle obiettività, per esempio quando si chiede la presenza costante della vigilanza urbana in tanti interessati dei lavori, quando si riapre anche durante, diciamo, le fasi conclusive dei lavori, questo servizio viene garantito. Inoltre l'apertura temporanea è problematica, sì che ci sarebbero delle perplessità in quel caso, perché quando c'è un cantiere aperto e si consente l'accesso al cantiere o comunque il transito, la situazione è pericolosa, allora sì che si possono verificare degli incidenti. Allora, per queste ragioni, sinceramente, il gruppo del PD non voterà a favore di questa mozione, la respingerà, grazie. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Appartenenti alle seguenti categorie: anziani over 60, disabili, donne incinte e mamme con bambini fino a 3 anni di età al seguito. Che tale modalità di apertura penalizza gli oltre 50.000 residenti nei quartieri di Affori, Bruzzano e Comasina. Infatti nell'ultimo anno i disagi della popolazione sono cresciuti a fronte della ridotta disponibilità del servizio anagrafico. Che la sede di via Baldinucci 76, riaperta un anno fa, non è raggiungibile con facilità mediante i mezzi pubblici. Infatti è più comodo la sede centrale di via Vanaga 12, servita dalla M3 fermata Missori. Che
che nell'ultimo anno, da quando si effettua l'orario ridotto, due mattine alla settimana, con accesso ai soli utenti deboli e residenti al quartiere Bovisasca, gli effetti negativi del disservizio sono stati percepiti dalla popolazione dei quartieri limitrofi, Ascoli, Giustano, Comasina e inoltre anche i 30.000 abitanti di Quarto Giaro, che potevano usufruire del servizio in quanto anche loro privi di sportelli anagrafici. C'è la sede di Bovisasca 173, è baricentrica rispetto ai quartieri di Ascoli, Giustano e Comasina ed è raggiungibile direttamente con la linea TN41. Serve anche il vicino quartiere di Quarto Giaro, con un bacino complessivo di oltre 80.000 abitanti. Chi la località è dotata di ampio parcheggio ed è in prossimità dell'ufficio postale e della farmacia, in una posizione strategica per il presidio del territorio. Che il quartiere Bovisasca oggi è sprovvisto di qualsiasi altro servizio pubblico, oltre alle scuole di allegato, e l'anagrafe rappresenta l'unico presidio esistente dell'amministrazione comunale. Considerato che c'è giusta informazione che è intenzione dell'amministrazione comunale di chiudere definitivamente la sede di Bovisasca 173, chiede al signor sindaco la conferma dell'intenzione di chiudere il servizio anagrafico decentrato presso la sede di Bovisasca 173 da parte dell'assessorato ai servizi civici. In caso affermativo chiede di cancellare immediatamente la previsione di chiusura definitiva dell'anagrafe della Bovisasca e di valutare, nel caso di una inderogabile riorganizzazione del servizio, di non chiudere sedi anagrafiche periferiche come quelle di Bovisasca, importanti per garantire un presidio dell'amministrazione comunale in periferia. Chiede di riaprire la sede di Bovisasca a settembre, garantendo il più ampio orario di apertura possibile, senza più limitazioni di condizione sociale e fisica. Grazie. Grazie Presidente, ma io sono d'accordissimo sul fatto che i quartieri devono avere questo tipo di servizi proprio per evitare di spostarsi da un quartiere all'altro. Mi chiedo però, noi l'anno scorso